Ciao ragazzi e ragazze, se volete vedere il video di tutte le mie shopper, Disney Store e non, rimanete qui. Ciao! Iniziamo con l'aprire il mio armadio. Ok, iniziamo con l'aprirlo. Bene, ah, questo qui è un mio collage. Iniziamo. Ah, se vedete qua tutte le borse storte, perché le ho appese di fretta perché questo video l'ho già girato, infatti non capisco perché questa sia qua, questa più di là, però va bene. Allora, iniziamo con farvi vedere tutte le borse. Allora, questa qui io ce le ho appese tutte sui gli classici attaccapanni. Questa qui me l'hanno data l'anno scorso a Natale. Come potete vedere è tutta rossa e di pupa e si apre e chiude con la zip. Le rifiniture rosse, qua la scritta pupa col raso, anche qui, simil raso, o se raso vero bene, e qua è una cosa sintetica con tutte le pagliuzze. Poi, continuiamo. Di fretta perché prima ho fatto un video di 25 minuti e si è riempita la memoria. Poi, questa qui, sempre l'anno scorso a Natale me l'hanno data, ed è di, come si chiama? Simil peluche, e dentro è foderata. Non ha niente per... Cioè, non ha una chiusura e apertura. Ma fin, per favore. Qua c'è scritto Sephora. E qua da parte ci sono le classiche strisce. Ok. Qua ho questa comprata da Segue, pagata 1 euro. Questa la vendono ancora perché è dalla collezione Tokyo Doki Los Angeles. Tokyo Doki Los Angeles. E qua c'è il classico disegno Tokidoki e qui la ragazza mascherata. Cioè mascherata la ragazza ladro che ruba le perle. Bellissimo sto coso. Continuiamo. Allora, poi quelle di Disney Store ve le faccio vedere dopo. Sono tutte queste. Non so se ci staranno nell'inquadratura, ma sono tutte queste. Ho questa qui di Sephora. E questa qui è quella che ho preso quest'estate. Infatti, se potete vedere, è trasparente, no? Vedete? Questa è comoda perché, vabbè, a parte che ha 2 megabuchi così, quindi non so neanche quanto serve la chiusura. Però ha la chiusura col bottone automatico. Vedete? No, pensavo si fosse rotta, invece no, tutto a posto. Ok, col bottone automatico. Qua la scritta Sephora, al posto che essere in basso, ce l'ha qui sui manici con scritto Sephora. E qua da parte le classiche righe qui. Perfetto. Poi ne ho un'altra che è quella di Desigual. Che è quella di Desigual. Quest'altra è quella di Desigual. Quest'altra è quella di Desigual. Davanti è così e dietro è così. E ha la bordatura nera. Poi continuiamo, dobbiamo andare in frettissima. Scusate se il video sarà un po' così trambusto, ma guarda, poi questa qui. Dopo vi faccio vedere tutte le differenze tra le varie borse Disney. Questa qui con Bambi, questa qui è quella di carta, da parte a tutti qua. Qua ha il coso per se volete scrivere e dentro ha la carta per impacchettare il regalo, modestamente da mettere sotto a uno più scuro in modo che il regalo non si veda. Dietro c'è scritto Disney Store. Disney Store, Authentic, Original, Exclusive. Quelle normali ce l'hanno scritta qua da parte, quelle di plastica. Ok, queste di plastica sono per l'80% prodotte da bottiglie riciclabili, costano 2,50 euro l'una. E questa qui è quella di Minnie. Scusate se non vado alle descrizioni, però c'è, vi faccio più vedere piuttosto che la descrizione che ci metto 30 anni. Ah no, questa qui costa 3 euro perché non 2,50, quelle 2,50 sono quelle piccole. Costa 3 euro perché ha la cerniera. Vedete, ha la cerniera e si apre così. Comunque. E costa 3 euro. E qui da parte c'è il classico logo. Ha in tutte le borse. Tutte le borse hanno questo logo. Quindi non ve lo farò vedere in tutte le borse. Guardatelo bene adesso che c'è scritto Disney Store Original Genuine Authentic. In tutte le borse c'è, a parte quelle per Natale. Dopo vi faccio vedere anche quelle per Natale, che ne ho due. Appena comprate, che sono ancora in vendita. Scusate, ma non... Ok, perfetto. Allora, poi ho sempre quest'altra di Minnie,
sempre 3 euro. Comunque tutti i prezzi li trovate nell'info box. Adesso mi sono impuntato che devo usare per bene l'info box, questo qui con mini così, e anche questa alla cerniera, anche questa alla cerniera. Ciao, l'apriamo. Anche questa è la cerniera, ok. Queste qui non, cioè io vi dico quelle che so che sono ancora, che le vendono ancora. Quelle che non so che se le vendono, basta andare sul sito www.disneystore.it. Ce l'hanno appena aperto da poco. Anche se io preferisco andare come in tutti i negozi preferisco andare dal vivo, a parte nelle cosmetics che io non ho mai trovato niente in giro, quindi. Comunque, cosa c'entra nel video delle borse? Lo so solo io. Questa, tipo rosa, bellissima. Cioè, i pois bianchi sullo sfondo rosa. Okay. Ah, questa qui aveva la cerniera che l'ho pagata 3 euro. Però a me mi si era incastrata, avevo dentro gli acquisti. E mi si era incastrata, quindi volevo farla cambiare, però adesso non è più in vendita. Dietro è così e davanti è così. Poi, continuiamo. Adesso tocca a tutte quelle da 2,50. Tocca tutte quelle da 2,50. Allora, ho questa di Ariel sul viola, che davanti è così e dietro è così. Poi, continuiamo. Scusate se sono di fretta, ma ve l'ho già detto, cioè ci devo mettere pochissimo tempo. Poi ho questa, che è in azzurro con Cenerentola, dietro questa in casa è uguale. E hanno tutti lo logo anche qua, Disney Store. E vabbè, questo qua da parte che ve lo avevo già fatto vedere, ma in questo caso è in alto. Ok. E quelle piccole in alto. Ah, anche dietro c'è scritto che è prodotto dall'80% di bottiglie riciclabili, aspettate. Made from... Se volete fare uno stoppo, se si vede qualcosa. Ok. Allora, questo qui... Ah, e li fa... vabbè, in Cina, però il Disney Store è la 3 Queen Caroline Street a London. Non so se sapete dov'è la Caroline Street. Comunque qua. E qua ci sono tutte le principesse, cioè... Se ci metto pochissimo. Tiana, Belle, Rapunzel, Aurora, Cenerentola, Pocahontas, Mulan, Jasmine, Ariel, Biancaneve e Tiana. Ok? E questa ha tutto lo sfondo rosa. Poi, allora, questa qui so che è ancora in vendita perché l'ho appena comprata, è quella di Frozen, sempre 2,50 euro, tutte quelle di questa grandezza 2,50 euro. Qui è così, qua c'è scritto Frozen, lì c'è scritto Disney Store, qua e qua da parte c'è come al solito il logo. Comunque questa è strabella. Comunque ho postato la foto di Instagram, dopo se volete, se ci metto poco vi dico due parole su tutti i miei social network, che dopo questo video li dovrò aggiornare sicuramente. Quindi questo qua, ho anche questo delle Villains. Questo ci tenevo a farvela vedere da parte perché non è come quelle là, ma è bellissimo perché c'è il nero con tutte le loro ombre, è fichissima questa cosa. Io di queste volevo le bambole, però non ce le ho, perché questa è una bellezza di 80 euro. Oh, no, che 80? No, 90... Poi anche questa di Monsters University, che è così, e da parte, e dietro è così. E da parte questo invece ha il pelo di sto tizio, vedete il tizio qui? Vedete questo tizio qui, non so come si chiama perché non l'ho mai visto, ha il pelo di quello lì. Ok. Poi. Plants. Dopo vi faccio vedere anche le differenze di misura. Plants, così, davanti, e così al dietro. Plans, qua c'è scritto da parte. Ah, anche questo è il particolare da parte che ha i nomi di tutti i piloti. Cioè i piloti di tutti gli aerei, perché sono pilotati loro da soli. Quindi, è tipo Cars, però versione aeroplano. Poi c'è questa di Minnie, di Topolino e Minnie, che è così. E questa è quella in colorata. Poi c'ho questa di Natale, che costa sempre 2,50 anche questa di Natale, così.
ho questa qui, che è Levitalia, e questa qui costa 3 euro. Perché? Innanzitutto la tasca. Perché ha la tasca dentro. Ah, anche quella de... la tasca dentro. Anche quella di Toki Doki, non so se vi ho fatto vedere che c'ha la tasca. Vabbè, al limite dopo vi faccio vedere quelli che c'hanno la tasca. Dopo vi faccio vedere quelli che c'hanno la tasca, cioè ve la faccio vedere adesso. Toki Doki c'ha la tasca, se non ve l'ho fatto vedere prima. Vedete? C'ha la tasca dentro. Per mettervi lo stesso scontrino o quello che volete. Perché l'ho messa al contrario, santo cielo, scusate. Sono proprio fuso, fare il video di fretta a me non piace, però d'altronde non ho spazio sulla memoria, in più sono in ritardo perché devo uscire, cioè non sono in ritardo, non è vero, non sono affatto in ritardo, però devo uscire. Ok, poi vi faccio vedere quelle grandi, queste grandi si sono leggermente impigliate, perfetto. Ho questa di Rapunzel, potete vedere, che questa è bella grande, vedete, cioè praticamente... è grande come una maglietta per me, cioè quindi è abbastanza grande, diciamo. Ok, davanti è così e dietro è così, con i manici rosa. E questa qui la particolarità è che potete tirarli, cioè potete tirare i manici e mettervela a tracolla, volendo. Perfetto, poi. Poi ho questa di Topolino, così, e Mini così, così, e qua da parte ha tutti i fumetti, anche qui con l'occhio. Poi, ho questa di Toy Story, così, e Toy Story così, e da parte ha Rex, qui da parte, qua sotto Rex. Qua sotto c'è Rex. Queste non so se sono ancora in vendita. Vabbè, quelli di Topolino sono sicuro. Anche questi di Natale e anche quelli di Frozen. Quegli altri non vi saprei dire. Ok. E questa invece è quella extra large. Questa invece è quella extra large. Vedete com'è gigante. Questa qui è bella grande. Cioè, è bella grande. Cioè, è grande come... un maglione, cioè un maglione lungo, però questa tutte e due. Adesso vi faccio vedere le varie grandezze. Allora, come grandezze possiamo trovare da Disney Store, possiamo trovare la quella con, vi faccio vedere solo, vabbè, questa qui è quella di carta, quindi non ha misure. Potete trovare quella con la cerniera che ha questa misura e che costa 3 euro. Poi potete trovare quella con questa misura che costa 2,50, che è la maggior parte che ho io, 2,50, che sono quelle che escono tutte le versioni così, che costa 2,50. Guardate dove vado ad appenderla. Poi potete trovare, scusate, potete trovare anche, raramente, questa che è la misura tra il piccolo e il grande, cioè questa è la misura piccola, quella è la misura intermedia e questa è la misura grande, cioè come potete notare c'è un po' di differenza tra tutte, no? Vedete? Questa qui è molto rara da trovare perché è una misura intermedia che di solito non fanno molto spesso, comprendete? Non fanno molto spesso la misura intermedia, è molto più facile trovare quella extra large, cioè quella piccola e quella media, cioè grande e quella extra large, cioè questa qui è quella grande e questa è quella extra large. Poi altra differenza che volevo farvi vedere, oltre a che potete trovare varie grandezze, è il fatto innanzitutto che scusatemi che potete trovare, cioè che io ho queste due che le hanno fatte in due versioni, che sono questa di Topolino, che ha il Topolino mini stampato, vabbè, il Topolino dietro, colorata, e la versione così che ce l'ho più in grande, come potete vedere, che è il rosso,
tutto rosso e con la stampata da parte. Invece questo ha la stampata rossa da parte. Ok, come potete vedere. Poi, altra differenza ancora che volevo farvi vedere, e questa è una delle ultime, è la differenza tra una che ha... Aspettate che provo ad appenderle. Questa e questa. No, questa è uguale. Una natalizia mi serve. È che quelle di Natale hanno quelle di non di Natale hanno il classico logo Disney Store Exclusive. Invece quelli di Natale hanno la scritta Disney Store così nel pacchettino. Cioè potete, vedete la differenza. Guardate, ma cioè voglio farvela aprire per farvela notare, vedete? Questa ha la scritta così e questa ha la scritta così. Ok, allora, perfetto, quindi le differenze di grandezza ve le ho fatte vedere, le differenze di prezzi ve le ho dette, quelle piccole costano 2,50, quelle grandi 3 e quelle extra large 3,50 e quelle con la cerniera 3 perché hanno le cerniere e quelle con la tasca 3 perché hanno la tasca, ok. Adesso vi siedo perché per tutto il video mi dispiace non mi avete visto in piedi. Un attimo che guardo anche a quanto siamo del video. Siamo esattamente a 16 minuti. Alla prima eravamo molto di più. Mi siedo un attimo. Allora, spero innanzitutto che il video vi sia piaciuto. Scusate se l'ho fatto un po' di fretta, ma ve l'ho detto che non ho spazio nella memoria. Poi, secondariamente, volevo dirvi che mi potete trovare su Facebook come Danny Kisk. Poi su Instagram come Danny Kisk, poi mi potete trovare anche su Pinterest, mi potete trovare anche su Google Plus, mi potete trovare anche su Snip, che è solo Snip, che c'è un'applicazione, non c'è sui tablet, c'è solo sugli smartphone. Mi potete trovare anche su... scusate, prendo il mio coso che ho scritto tutto, dove mi potete trovare. Questo qui è il mio quaderno, cioè non ve lo posso far vedere perché ci sono scritte le mie password, direi che non è il caso. Però l'ho preso per farvi vedere. Allora, mi potete trovare su... Se volete potete scrivermi sulla mia email che non è la mia privata, è quella di... quella che ho fatto apposta per il canale, quindi mi potete scrivere su Hotmail come geordis@hotmail.it, su Gmail come denisordi, poi su Instagram come DanningKisk, su Google Plus come DanningKisk, su Pinterest mi potete trovare sempre, se dovete scrivere l'email su Pinterest dovete scrivere geordis@hotmail.it, invece se dovete trovarmi su Pinterest col nome sempre DanningKisk, su Tumblr sempre geordis@hotmail, poi mi potete trovare anche su WearTit, Facebook, WearTit è Danning for Muffin, poi su Facebook è geordis@hotmail.it e su Twitter è DanningKisk24Kisk. Boh, vabbè, DanningKisk. Comunque, e poi mi potete trovare anche su Snip come Geordi24, perché Snip praticamente... Quello è il mio account principale, cioè è il mio account privato. Però, cioè, è così. E praticamente Snip è un'applicazione bellissima che ha tutti questi effetti kawaii. Praticamente ci sono le orecchiette, bla bla bla. Poi c'è anche Line che vi consiglio, che è bellissima, Line Camera. Comunque sul video dei preferiti ve lo dirò. Allora, vi metto tutti i prezzi delle borse, poi vi metto tutti i link su dove mi potete trovare. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!